Ciao biker, dediti all'estremo. Come sempre per me è un vero piacere darvi il benvenuto in questa nuova emozionante avventura dedicata all'estremo. Prima di iniziare questo video, come faccio ultimamente, vi invito, se volete, a sostenermi iscrivendovi al mio canale, cliccando un like e attivando le campanelle per nuove emozionanti avventure. Vi arriverà subito un messaggino. Ma dove ci troviamo? Beh, siamo a Urbagna Bike Park e vi posso assicurare che oggi ci sarà da tremare dalla paura. Sì, perché faremo un trail veramente, ma veramente, ma veramente brutale, cattivo, impressionante, pericoloso. Qual è questo trail? È il Trek Trail. Nell'app che ho è segnalato come una nera, ma io ragazzi adesso me lo sono fatto altre volte, ma questa è più che una nera. E cosa c'è più nero del nero? Non lo so, però questa è una DH che fa veramente spavento. Penso che sia una delle DH più brutte, brutali, fastidiose, pericolose che ho fatto. Ho fatto altre DH, lo stesso come queste brutte, ma questa ragazzi è veramente brutta, stretta, impervia, dei canaloni, dei muri. Wow, guarda, non lo so. Ma volete vedere i punti più cattivi di questa DH? Beh, ve li faccio vedere subito. Tenetevi stretti ai vostri manubri. Ok, biker. Noi veniamo da qua e alla mia sinistra, guardando dall'alto, c'è il versante easy, ma noi abbiamo preso il versante quello un po' più impegnativo. Andando avanti, vi trovate la patata bollente, il dover scegliere sinistra o destra. Beh, quale scegliere? Qui non avete dubbi. Dritto o sinistra DH, destra DH. Non saprei dirvi qual è la più brutta delle due. Non lo so, sono veramente violente e brutali queste discese. Ma vediamo alcuni dettagli da vicino. Ok, biker, siamo tornati al bivio. Sinistra, destra, sinistra DH, destra DH, vi posso assicurare. Comunque avete visto i punti più cattivi di questo lato sinistro? Li avete visti? È impossibile farveli vedere perché tutto o tutta un'emozione unica. Tutti rock garden da paura, muri da paura in mezzo alle rocce. E allora viviamo insieme questa esperienza. Andiamoci a fare il lato sinistro della Trek Trail. Via! Da qui si parte. Non vi fate ingannare dall'inizio, che può sembrare molto tranquillo, ma vi posso assicurare che c'ha dei muri da paura. Come sempre la GoPro appiattirà questi muri, ma vanno giù. Qui c'è un drop, muro, curva destra, gomito. Io, come vi ho detto, ho una 200, qui ce la faccio, ma non so. Qui un altro bellissimo muro di una trentina di centimetri drop. Ragazzi, in questi muri ci sono dei drop naturali da una cinquantina di centimetri. Qua a sinistra, state attenti quanto li saltate perché vi può buttare dritto o vi possono far capottare se li prendete male. Qui continuiamo ad andare giù. Qui è un punto abbastanza lineare, non spaventa, ma anche qui non vi fate ingannare, perché passa dal tranquillo alla DH più cattiva. Ecco, eccoci qua. Altro drop che io copio perché è impossibile dropparlo. Un altro punto veramente tecnico e cattivo. Continuiamo. Lì un muretto piccolissimo di un 3 metri. Ci avviciniamo a un altro muro devastante. Continuiamo
controlama, rocce, destra. Qui un punto bellissimo, panorama mozzafiato, trail bellissimo. Ragazzi, sembra di essere passarella di legno con salto annesso. Fantastico, veramente. Qui, guarda, non ho parole. Qui occhio ragazzi, perché va giù tantissimo, sinistro easy, destra drop da un metro. È un muro eccezionale, un'altra passerella di legno. Moderate bene i freni perché ragazzi, qui non molla. Qui avete un po' di riposo. Occhio ai salti perché drop, toboga. Qui siamo in mezzo al bosco, le rocce, i punti, quelli veramente brutali, sono finiti, ma non vi preoccupate, qui le discese non mancano, con alberi annessi, muro, salto. Qui sono un sacco di saltelli che, attenzione, perché se li prendete forte non avete il tempo di curvare. Super drop, mamma mia che più. Questo l'ho preso a pelo, come vi ho detto, attenzione, perché se andavo forte andavo, facevo un dritto, ancora discesa, salto. Hanno fatto sti salti, sto team dei brutali, veramente brutali. Ragazzi, fenomenale sto trek. Poi se venite a farlo mi sapete dire nei commenti cosa ne pensate, se è tranquillo. E qua, porca miseria, questa variante non so come dirvi cos'è, se è una variante o un altro tratto della track trail. Concluso. Mamma mia, veramente tosto. Se volete la risalita, sinistra, sempre dritto fino in cima, avete un quarto d'ora di salita, veramente salita impervia, ma con le bike si fa abbastanza bene. Bene, quindi questa variante, questo tratto della trek trail è chiuso, ma adesso andiamoci a fare l'altro versante, ancora più cattivo e pauroso. Ok biker, a farvi vedere quello che vi mostrerò, ho già lo sgomento. Noi veniamo giù da là, un bel muro di terra e rocce, ma questo non spaventa. Qui c'è un punto veramente dire brutto e dire poco, dire che non si può sbagliare e dire poco. La prima volta che l'ho fatto io sinceramente mi sono fermato e ho detto, pensavo di aver sbagliato strada e quasi quasi stavo andando su, ma poi ho visto che era il sentiero sull'app e quindi mi sono veramente impressionato. Io non mi impressiono mai perché ormai i miei livelli niente mi emoziona più, niente mi impressiona più, però qui devo dire veramente che ho avuto, e ogni volta che lo faccio bisogna stare veramente attenti. Non è un trail da andare giù a pachina, da prenderlo così alla gambona, perché si rischia di farsi veramente male. Qui però avete delle scelte, come vi ho detto, venite da là, potete scegliere il versante, dai, diciamo easy, non lo so qui qual è easy, facile, hard, praticamente questo canale, adesso non ve lo faccio vedere tutto, molto stretto, tutto sottoloso, non va giù tantissimo, però ci sono tutte delle serpentine che tagliano il punto più brutale del tracciato. Questo io ancora non l'ho mai fatto, ho fatto l'altro versante, ho fatto quello più difficile. Andiamo per categorie, iniziamo da quelli più facili, poi avete un'altra chance, potete scegliere questa. Voi venite da là, andate dritto e tagliate qua, ma anche qua ragazzi attenti perché va giù tanto, ci sono dei drop di 30-40 cm ed è tutto ciottoloso, quindi se frenate andate dritto senza nessun controllo. Attenzione a questa linea perché è una linea cieca, praticamente finisce con quegli alberi lì, non riuscite a curvare, quindi andate dritto per forza. E adesso però arriviamo ai punti veramente hot, sempre più in alto, l'asticella si alza. La linea che vi consiglio, venite sempre da là, cioè da là dovete venire per forza perché sennò non ci sono altrimenti.
leggermente curva destra e andate giù in picchiata per questa bestia di muro lungo una quarantina di metri. Ma va giù tanto, è tutto super scassato, in fondo ci sono degli avvallamenti. Beh ragazzi, qui andate dritto, moderate i freni, non abbiate paura, e che si fa, ve lo dice un esperto. Va bene, ma ragazzi, qui non è finita, qui c'è il punto più devastante. Io non so se nessuno l'ha mai fatto, ci ha avuto il coraggio, come sempre venite da là, non andate a sinistra, non andate dritto, non andate leggermente a destra, ma vi chiappate questo drop da paura, 1,5 metri di rocce che affianca l'altra parte. Qui se lo prendete in velocità penso che arrivate laggiù in fondo senza alcun problema. Io non so se riesco a farvelo vedere per bene, ma è veramente bestiale. Occhio che qua si scivola, finisco di sotto senza alcun... È veramente bestiale, il primo troncone è 1 metro, poi va giù altri 30-40 centimetri, beh insomma tutto sì, in linea d'aria penso che sia un paio di metri, ma è una roba bestiale, bestiale. Comunque lo potete anche copiare, ma qui non so se qualcuno si azzarda a farlo, non lo so. Io mi ritengo soddisfatto di passare qui. Questo diciamo che è il punto più tecnico, più arde, più cattivo, più brutale e violento di questa trek trail. Ma adesso ragazzi, tenete stretti i vostri manubri, perché l'adrenalina scorrerà a fiumi. Ok biker, partiamo col fiato in gola per questa trek trail. L'inserimento se lo fa insieme alla King Line, ma questo veramente non spaventa. I tratti che spaventano sono più avanti e dopo li vedrete insieme. Vi ho fatto vedere per adesso la variante o il versante sinistro, come si vuol chiamare, e qui ci mettiamo nella trek trail. E come vi ho detto, chiamarla nera è riduttivo. Qui può ingannarvi, perché questi 200 metri tranquilli vi può far dire ma che non sia bella, ma ragazzi non vi preoccupate che non vi deluderà questa trek trail. Inizia un po' lo scassato, ma qui niente, qui è abbastanza lineare, molto fluido, saltello, molto flow, salto. Ok, versante destro, trek trail, e qui si incominciano a fare le serie, le cose. Mi raccomando, occhio alla velocità, ci sono dei punti veramente scassatissimi, in questo caso anche dei muri da paura, quindi attenzione. Ci avviciniamo piano piano al punto che vi ho fatto vedere, che è uno dei più tecnici, qui scassato. Ecco, ci siamo. Moderiamo le velocità, impostiamo bene la traiettoria e giù in picchiata. Ragazzi, ma non vi preoccupate, che la trek non è tutta qui. Se pensate che sia finito, vi sbagliate di grosso. Quello è un punto veramente brutto, ma non è quasi niente in confronto a quello che vedremo fra un po'. Ok, qui destra, potete prenderla anche a sinistra, ci mettiamo. Mamma mia, qui veramente scassatissimo, traiettorie sceglietele voi,
quelle che volete. Attenzione, perché qua c'è veramente scassatissimo, drop e muri da paura. Chi ha realizzato questo trail veramente brutale, infatti il team dei brutali, ma è uno che, scusate, mi sa che ho stallonato. No, ho stallonato la ruota dietro. Un attimo, mi fermo e riprendo subito. Ok biker, riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Ho sistemato la ruota, mi si era fatto un buco lateralmente perché qua ci sono delle rocce in controlama, l'ho riparata. Ma partiamo, continuiamo questa veramente terrificante track trail. Qui andiamo nei tratti più brutali. Qua c'è subito un muro di 2 metri, 1,5 metri, rocce. I ragazzi, la bici va tenuta, va guidata molto bene. Qui muri, curve a gomito, ce n'è per tutti i gusti. Drop, io ragazzi ho una 200, a volte mi si impunta davanti. Vi voglio far capire di cosa stiamo parlando. Qui un altro punto veramente cattivo, spero che le immagini possano rendere atto a questo terrificante trail. Ancora più andiamo giù, scegliamo questa volta il versante più tranquillo, ma tranquillo per modo di dire, perché va giù veramente tanto. Ecco, sono uscito fuori pista. Ok ragazzi, non... è impressionante, impressionante. Questo, lo devo ammettere, la codardia è tanta. Scende a giro questo trail veramente brutale, bestiale. Questo è il versante più cattivo, ma ragazzi viene giù tantissimo, rocce, drop, terreno, grip zero. Beh, insomma, dai, non voglio morire, però questo qua è il versante quello più brutto finale. Mamma mia, mamma mia. Ragazzi, io vi posso assicurare che fare questa è bestiale. Qui continuiamo per la King Trail, ma scegliamo anche qua il versante più hard. Ragazzi, il versante hard della King Trail sembra un giocattolo in confronto alla Trek. Sembra di il burro, non dà alcuna emozione di farlo alla fine, per modo di dire. Ragazzi, ho le gambe che mi tremano. Mamma mia. Cosa penso della Trek Trail? Beh, ve lo dico ai commenti finali. Ok biker, dopo essermi ripreso da questa brutale DH, dopo essermi fatto i soliti 15-20 minuti di salita, sono tornato allo start della Trek Trail. Ragazzi, vi è piaciuta? Avete visto di cosa stiamo parlando? Non lo so, come vi ripeto, dire che è una nera è dire poco. Qui siamo davanti a una DH brutale, impegnativa e severa. Sono uscito un po' qualche volta fuori traiettoria, ma ahimè, nonostante andassi piano, la bici ogni tanto è incontrollabile. Nonostante ho una doppia piastra da 200, ragazzi, ma è una cosa impressionante, bellissima, bellissima. Vorrei stringere la mano a chi ha concepito e realizzato questo trail da DH veramente brutale.
Io vi posso solo garantire che se verrete qui e farete la trek trail, vi divertirete tantissimo. L'adrenalina scorrerà in voi. 1,5 chilometri veramente scassato, impervio, non ci sono aggettivi per descrivere questo trail, ma bellissimo e adrenalinico. Io ragazzi con questo vi saluto. E la prossima settimana mi trasferirò in un altro bike park. Mi hanno già contattato alcuni local e andrò a... Beh, quello lo vedrete nel futuro. Ciao, belve!